Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla folta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono al di là del mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Parola del Signore. Invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo. Nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Carissimi, dobbiamo ringraziare ogni giorno sempre di più il Signore, la Santissima Trinità, che, vedete, è infinitamente super santa, santificante, infinitamente super Dio, infinitamente super deificante, infinitamente super fuoco, infinitamente super infiammante, infinitamente super luce, infinitamente super illuminante, infinitamente super vita, infinitamente super vivificante,
infinitamente super beata, infinitamente super beatificante. La Trinità, vedete, ci vuole fare santi. La Trinità già ci dà la vita fisica, e la dobbiamo ringraziare. Ogni giorno in questo mondo è un grande dono di Dio, dobbiamo ringraziare sempre il Signore. Vedete, la nostra disposizione fondamentale deve essere proprio di ringraziamento a Dio. Grazie Signore. Vi invito a imparare la preghiera del Magnificat che la Madonna ha elevato, e a farla spesso, perché è una preghiera proprio che ci aiuta a vivere in questa lode di Dio, ci aiuta a vivere appunto ringraziando Dio, lodandolo, magnificando il Signore. Vedete, cari fratelli, Signore vuole fare meraviglie in noi, abbiamo detto in questi giorni, il Signore, vedete, ci vuole convincere nella fede, Dio ci vuole convincere, Dio ci vuole donare una fede convinta e convincente. Dio si vuole servire di noi per convertire anche gli altri, ma prima di tutto dobbiamo credere noi, e ringraziamo il Signore che vuole convertire ognuno di noi. Se tra voi c'è qualcuno che non crede, ringraziamo il Signore perché lo vuole convertire, la vuole convertire. Cari fratelli, Signore ci vuole donare a tutti una fede grande. Grazie Signore. E vedete che, come ho detto tante volte, nella storia della Chiesa ci sono diversi casi di persone che poco prima erano magari atee o completamente anticristiane, come poi qualche minuto dopo il Signore è intervenuto nella loro vita, l'ha convertito in un attimo. Pensate San Paolo, pensate Alfonso Ratisbonne, pensate André Frossard, cari fratelli, ma poi quanti altri, Vedete, questi giorni stavo parlando a quelli che vengono in chiesa, dicevo, dobbiamo fare il cammino degli apostoli, dobbiamo fare un cammino appunto che sotto la guida dello Spirito Santo ci faccia approfondire i segni che Dio ci mette davanti per arrivare a una fede convinta e convincente. Vedete che anche nei nostri tempi intellettuali, appunto anche di livello, si convertono alla fede. Non pensate che gli scienziati non credono, tante volte si ha questa idea, le persone di scienza non sono credenti. Non è vero, ci sono tanti scienziati credenti, ci sono tanti scienziati che erano atei e diventano credenti, ce ne sono, cari fratelli, e appunto, come dicevo, Signore ci vuole donare una fede convinta e convincente, e ci mette davanti agli occhi il cammino che Gesù stesso, quindi lo Spirito Santo, ha fatto fare agli apostoli. Che cammino è, cari fratelli? È un cammino che anche noi dobbiamo fare, è un cammino fondamentale per il cristiano, è un cammino che noi facciamo vicino a Gesù, quindi venite in chiesa. Se non venite in chiesa, non vi dovete lamentare che ci avete una fede debole o non ci avete per niente fede, perché se non venite in chiesa, cari fratelli, vedete, non state vicino a Gesù. È in chiesa che Gesù opera in maniera particolare. Gli apostoli, per avere una fede convinta e convincente, sono stati vicino a Gesù. E appunto, per stare vicino a Gesù, sapete, per avvicinarsi e riconoscere Dio in Gesù, vedete, la scrittura ce lo dice chiaramente: dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci porta a Gesù, lo Spirito Santo ci porta a vedere i segni che Gesù ha fatto. Avete approfondito i miracoli che ha fatto Gesù, cari fratelli? Avete approfondito la Bibbia, che è parola di Dio? Avete approfondito tanti miracoli che il Signore ha fatto? Vedete,
noi tante volte non li conosciamo i miracoli e diciamo io non credo questo, quell'altro, ma il problema non è tanto che tu non credi, il problema è che tu non vuoi approfondire, che tu sei un gran pigro, sei una grande pigra, però quella pigrizia se non ti converti ti porta alla dannazione. Attenzione, vedete, gli apostoli hanno riconosciuto Dio in Cristo proprio attraverso i segni che Gesù faceva, perché Gesù faceva molti miracoli e ne fa anche oggi. Vedete che in Italia Gesù ne ha fatti tanti e tanti e tanti e tanti di miracoli, Quindi in Italia, cari fratelli, noi abbiamo tanti, appunto, tanti aiuti da Dio. La nostra incredulità in Italia è più grave che in tante altre parti del mondo, Perché il Signore qui ne ha fatti tanti e tanti e tanti e tanti di prodigi, Tanti miracoli, cari fratelli. Allora, ripeto, noi dobbiamo seguire gli apostoli, lasciarci guidare dallo Spirito Santo, approfondendo i miracoli, approfondendo quelle cose che ci aiutano a credere veramente in Cristo. Signore, lo Spirito Santo vi chiama tutti a fare questo lavoro, cari fratelli, perché Dio ci vuole dare una fede convinta e convincente, ma noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo collaborare, stando appunto lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. Il cammino degli apostoli è il cammino che ci porta una fede convinta e convincente. Gli apostoli, vedete, si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo e Dio li ha convinti, perché il Signore lo sa molto bene che voi, appunto, come ognuno di noi siamo grandi peccatori, da noi siamo increduli, da noi siamo malvagi, curiosi, siamo duri, ottusi, cari fratelli, siamo grandi peccatori, ma Dio appunto ci vuole donare una fede convinta e convincente. E vedete che in questo Vangelo di oggi, ma anche nella prima lettura, si parla di questi segni, perché il Signore ne ha fatti tanti di segni, cari fratelli, ne ha fatti e ne continua a fare tanti, cari fratelli, Vedete che anche il creato ci parla della Trinità, Il creato è tutta opera della Trinità. La vita che voi avete è un dono della Trinità. Il vostro essere parla della Trinità, cari fratelli, che ci ha creato. Ecco, vedete, il creato ci parla della Trinità. Vedete, il Signore ha fatto tanti miracoli, perché appunto noi attraverso di essi giungiamo alla fede nella Trinità. E vedete che l'Eucarestia nella quale stiamo è un grande miracolo, Nel Vangelo di oggi, vedete che si presenta il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nel quale si parla proprio dell'Eucarestia, Mistero eucaristico, che è un grande miracolo, cari fratelli, è uno dei miracoli più grandi, Allora vedete, il Signore ce li mette davanti agli occhi questi miracoli, Non possiamo dire, ma Signore, come tu hai fatto pochi segni, no? Il Signore ne fa tanti, 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 tanti di segni, tanti miracoli ci mette davanti agli occhi. Però il Signore, cari fratelli, non vuole soddisfare la nostra curiosità. Attenzione, bene, magari ci sono quelli, no? Come nel Vangelo, che dicono, ma se io non vedo un miracolo davanti a me, non credo. Rispondo, se tu avessi veramente bisogno di un miracolo per credere, Dio te lo farebbe, perché Dio ti ama. Tu non hai bisogno del miracolo, tu non ti conosci, è il Signore che ti conosce. Tu hai bisogno di lasciarti guidare dallo Spirito Santo, hai bisogno di ascoltare lo Spirito Santo, di lasciare tanti peccati, hai bisogno di abbandonare la tua superbia,
hai bisogno di leggere la parola di Dio, hai bisogno di pregare, hai bisogno di lasciare certe situazioni di peccato. Cari fratelli, tante volte, no? Ripeto, c'è gente che dice: no, ma io se vedo, se non vedo, non credo. Ma tu in realtà sei un grande incredulo, cioè sei un grande curioso, cari fratelli. Perché? Perché se tu avessi veramente bisogno del miracolo, il Signore te lo farebbe. Ma la tua curiosità il Signore non la soddisfa. Ti devi convertire, lasciarti guidare dallo Spirito. Vai a studiare i miracoli, ci sono tanti libri sui miracoli. Vieni alla messa, prega, umiliati e il Signore interverrà nella tua vita e ti darà la fede. Cari fratelli, attenzione, attenzione, il Signore ci ama, il Signore ci vuole convincere, ma il Signore ci conosce meglio di noi stessi. Sa che noi siamo dei pigroni, siamo dei gran curiosi, siamo malvagi, e il Signore non vuole accondiscendere a quello che non va bene, eh? Il Signore ci vuole dare quello che è il nostro, quello che è per il nostro vero bene. E se ci lasciamo guidare da Dio, cari fratelli, ne vediamo tanti di miracoli, di segni, di prodigi, perché il Signore, ripeto, ce li mette continuamente davanti agli occhi, cari fratelli. E nella storia della Chiesa quanti e quanti e quanti miracoli potete vedere nelle vite dei santi, cari fratelli, nelle profezie, quanti miracoli di tanti generi, cari fratelli, che il Signore ha fatto, cari fratelli. Quindi, cari fratelli, appunto, ringraziamo il Signore, ringraziamolo che ci ha messo oggi davanti a questo grande miracolo, ringraziamo il Signore che ci vuole convertire e ci vuole rendere appunto come gli apostoli, cari fratelli, convinti e convincenti, ma non solo convincenti a parole. Dio vuole fare attraverso di noi segni e prodigi. Avete sentito? Oggi si parla di Stefano nella prima lettura. Chi era Stefano? Era uno dei primi diaconi, no? Uno dei primi sette diaconi. Appunto, vedete di che cosa si dice di Stefano? Pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Li fai tu i segni e i prodigi? Caro fratello, cara sorella, il Signore chiama anche a te a fare segni e prodigi. È facile tante volte parlare contro quello, contro quell'altro e contro quell'altro, ma anche attraverso di te il Signore vuole fare segni e prodigi. Li fai questi segni e prodigi? Ce lo dobbiamo chiedere tutti, cari fratelli, perché Stefano non è un extraterrestre. Stefano è il cristiano, eh? Ogni cristiano, se si apre allo Spirito Santo, se si converte, se riceve bene i sacramenti, riceve Dio in se stesso. E Dio non viene in noi per dormire, Dio viene in noi per darci una fede grande e per fare grossi segni e prodigi, perché gli uomini intorno a noi si convertano, cari fratelli. Vedete? Ringraziamo il Signore che vuole fare queste meraviglie anche in noi. Cari fratelli, ringraziamo il Signore che è onnipotente. Non pensate che queste siano cose impossibili, perché Dio c'è, cari fratelli, Dio c'è. Dio è qui in maniera particolare, in maniera straordinariamente viva, possiamo dire, no? Proprio qui nell'Eucarestia, corpo, sangue, anima e divinità. Ebbene, cari fratelli, Dio c'è, Dio è infinitamente grande, lo abbiamo detto all'inizio, onnipotente, infinitamente super santo e santificante, ti vuole santificare, sta bussando alla porta del tuo cuore, chissà da quanti anni, perché tu gli apra la porta, perché tu collabori con Lui, perché Dio possa entrare in te. Vedete che l'Eucarestia è proprio Dio che viene in noi. Per fare che cosa? Per dormire? No, per operare, per manifestarsi, cari fratelli. Bene, allora ringraziamo il Signore per queste meraviglie che vuole fare in noi e lasciamoci guidare dallo Spirito Santo verso la fede,
lasciamoci guidare dallo Spirito Santo nella preghiera, nella conversione della nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio.